Volvo e Station Wagon sono da sempre due parole indissolubili. Fu grazie al marchio svedese, infatti, che a metà degli anni 70 cominciarono a diffondersi a macchia d'olio le familiari. Ve la ricordate la 245? Fu proprio lei ad aprire definitivamente le porte al passaggio della Station Wagon da auto da lavoro a veicolo adatto al trasporto di tutta la famiglia e anche di tanti bagagli. Da allora ne è stata fatta di strada. Il marchio è passato prima nelle mani della Ford e poi in quelle dei cinesi della Geely. Con il passare degli anni tutti i modelli si sono evoluti, pur mantenendo saldo l'obiettivo della sicurezza. Esattamente un anno fa vi ho raccontato la XC60. Oggi invece è la volta della versione Station. Perché si sa, per ogni SUV Volvo mette in campo anche una versione familiare. In realtà però io oggi non voglio parlarvi esclusivamente della V60, di quanto va forte, dei suoi consumi e di tutte le prestazioni del nostro centro prove, perché per quello c'è 4 ruote di agosto. La domanda di oggi è un'altra. Mi compro la SUV o la Station Wagon? Da quando esistono le SUV? Questa è la domanda che divide il mondo. Sapete che sono un fan delle Volvo, in particolare delle Station Wagon, perché ne ho avute addirittura 2. Ma questo non vuol dire che io non apprezzi le versioni a ruote alte e mi aspetto di leggere anche i vostri commenti molto presto. Dunque vediamo come mai, al di là delle mode, uno dovrebbe preferire la Station Wagon alla Sport Utility. La sensazione di sicurezza viene più che altro dalla posizione di guida e dalla visibilità. E guardate che non è solo un fatto percettivo, su questa automobile si viaggia realmente a 62 cm da terra e non è nemmeno delle più alte, perché alcune concorrenti arrivano a 65 e oltre. I miei occhi si vengono a trovare a 1,30 m da terra, quindi è logico che io veda un po' meglio di Francesca. È evidente, sulle Station si viaggia seduti più in basso rispetto alle SUV. Per l'esattezza, 14 cm di differenza tra la XC60 e questa. Quindi i miei occhi in questo momento sono a 110 cm d'altezza. Vedo quindi un po' meno lontano sia davanti sia dietro, ma per fortuna in manovra mi viene in aiuto un'ottima telecamera a 360 gradi. E poi devo dire che qui si sta seduti davvero comodi. Certo, forse salire e scendere dalla SUV è un po' più facile e qui i più alti devono fare attenzione al giroporta, però io non ho avuto problemi. E nei mitici sedili Volvo che dire? Il posto guida ha regolazioni elettriche, si può allungare la seduta, offre un buon sostegno per la schiena ed è anche ben profilato. E poi avere una carrozzeria più bassa è di grande aiuto quando ci sono in ballo i consumi. La V60 ha il motore D4 2000 turbo diesel da 190 cavalli. È potente e la coppia non gli manca. Grazie anche all'aerodinamica curata, i consumi sono sempre molto bassi. La media rilevata dal nostro centro prove è infatti di 15 km con un litro, che con un serbatoio da 55 litri ti fa davvero viaggiare tranquilla. Qui non posso dire niente a discolpa delle SUV, purtroppo è verissimo. Comprando un'auto che è alta 1,66 m, ha una superficie frontale di 2,61 m quadrati, è chiaro che ho un grosso svantaggio rispetto ad un'altra che è alta solo 1,43 m, ha una superficie di 2,18 m quadri. Parto con un gap che è come minimo del 20%. E non si tratta solo di gasolio o benzina, ma anche gomme, freni, meccanica in generale. Questo perché, oltre all'aerodinamica, entra in gioco il peso, da 150 a 200 kg in più a seconda delle versioni. Per chi fa molti chilometri all'anno c'è una differenza di soldi, soldi veri, e non ci si può fare proprio nulla. Qui casca l'asino, perché il bagagliaio della V60 non è poi così capiente. Ma quel che più sorprende è la differenza tra il dichiarato e il rilevato. La casa infatti dichiara 151 litri in più rispetto al nostro centro prove. Qui sotto però c'è il ruotino di scorta che sicuramente ruba un po' di spazio. In ogni caso il vano è davvero ben organizzato, perché ci sono ganci ovunque e anche questa porzione di pianale rialzabile permette di meglio organizzare il carico. Per intenderci, niente spesa che vagola per il bagagliaio. E se poi si abbattono gli schienali del divanetto posteriore, qui ci possono stare oggetti lunghi fino a 206 cm. Di regola non si comprano le Sport Utility per fare i traslochi. Si sa che la carrozzeria rialzata è quasi sempre uno svantaggio. La maggior altezza del piano di carico non è compensata dal tetto rialzato. Nel caso particolare però di questo confronto, la Sport Utility è in leggero vantaggio rispetto alla familiare, perché ha un vano di carico di 407 litri, ovvero il 7% in più. E la soglia è solo leggermente più alta, 71 cm contro 63. Non prendetelo come un dato assoluto, perché lo ripeto, l'XC60 è un caso un po' particolare. Non c'è niente da fare, è un dato di fatto, le Station si guidano meglio, baricentro più basso,
peso inferiore, anche se in casa Volvo molto dipende dagli pneumatici, che possono arrivare fino a 21 pollici. Lo sterzo della V60 non è particolarmente pronto, ma è comunque piuttosto preciso e progressivo. Il cambio a 8 rapporti ha innesti dolci e ben raccordati. A volte però ci mette un po' troppo, soprattutto in città, a inserire la marcia giusta. Beh, non è che ci siamo messi a fare i tempi sul giro, però è chiaro che la forma, l'altezza e un po' anche l'escursione delle sospensioni non sono un viatico per essere molto agili tra le curve. Forse un piccolo vantaggio potrebbe venire alla Sport Utility dal fatto che è leggermente più corta, 7 cm in meno della familiare. Però lo si è visto piuttosto bene nei cambi di corsia sul bagnato in pista. Familiare, più veloce e precisa della Sport Utility, quindi 1-0 e palla al centro. Naturalmente con la V60 bisogna rimanere sull'asfalto, ma devo dire che è un vero piacere, soprattutto sulle lunghe percorrenze, quando si possono sfruttare al meglio tutti i sistemi di assistenza alla guida messi in campo da Volvo. Si va dal segnalatore di superamento involontario di corsia all'Active Cruise Control, che entra in funzione già da macchina ferma. Il cosiddetto Traffic Jam Assist, l'amico delle code. E c'è anche il Pilot Assist, in grado di intervenire sullo sterzo fino a 130 km/h. Molto utile è anche la frenata automatica di emergenza, con riconoscimento di pedoni, ciclisti e animali. È in grado anche di controllare il traffico proveniente dall'opposto senso di marcia. La XC60 non è solo più alta di carrozzeria, ma è anche più alta da terra. Pensate, 21 cm contro 12, quindi non c'è storia. Se c'è una sterrata oppure una piccola pendenza, la SUV vince a mani basse, e del resto nasce proprio per questo. Dire che si può fare l'off-road è ovviamente esagerato, infatti la categoria delle Sport Utility è molto ben distinta da quella delle fuoristrada. Però le premesse per fare le strade bianche ci sono, ma non con le ruote da 20 pollici. C'è solo un'informazione che vi devo ancora dare per aiutarvi a capire se nel vostro futuro potrebbe esserci una V60 o una XC60, ovvero i prezzi. Quella che sto guidando è la più bella ed accessoriata, e il suo prezzo di listino parte da 49.720 euro. Va detto però che molti degli optional di cui vi ho parlato, compresi alcuni sistemi di assistenza alla guida, sono richiesta. A parità di motore e allestimento, per avere l'XC60 bisognerebbe spendere circa 5.000 euro in più. Voi quale scegliereste? La station o la SUV? Aspetto le vostre risposte!